Allora, benvenuti popolo di InSport su questa nuova rubrica. Allora, questa si chiama Focus Sport, tutto attaccato, e cercheremo di parlare col mio collega, che adesso non vedete perché è dietro la telecamera. Vuoi salutare? Non vedete, ma mi sentite? Cercheremo di affrontare un argomento che riguarda l'attività fisica nell'insieme, oppure un aspetto dell'attività fisica, in circa 120-180 secondi, perché giustamente non tutti gli argomenti si possono affrontare in questo lasso di tempo estremamente breve. Parto io, perché sono stato ideatore ho avuto questa idea. Gianluca, giustamente, come ha sentito odore di novità, ha detto facciamola, è qualcosa che va fatta, perché oggi tu... Sì. Allora, comincio io, Gianluca. Mi vuoi dare il tempo? 3, 2, 1, cronometro, partito! Ok, parleremo in questo primo episodio della fatica. Che cos'è la fatica? La fatica è semplicemente un decremento delle capacità del nostro atleta. La fatica si può dividere in due, una fatica periferica e una centrale. Su che cosa si differenziano? Beh, ma su tutto, innanzitutto. Allora, la fatica centrale è deputata praticamente alla serotonina, che a causa di un aumento di questo elemento porta praticamente all'inibizione di alcuni recettori che si chiamano 5-HT. Poi ci sono tutte le sottocategorie, HT1, HT2, sono sette diciamo sottocategorie, possiamo chiamarle così. E una volta che aumenta la serotonina, blocca i recettori, i 5-HT1, iniziano praticamente ad avviare praticamente il processo di fatica. Che cosa abbiamo? Appunto un decremento e una stanchezza a livello centrale. La fatica invece, per quanto riguarda quella periferica, è proprio una deplezione innanzitutto delle scorte di glicogeno periferiche, non è centrale, quindi vuol dire che con del riposo e un'interruzione di carboidrati il nostro atleta può recuperare facilmente. È solo glicogeno? Assolutamente no. A livello organico ci sono un sacco di elementi che si possono depreziare, tra cui anche le proteine, un aumento di ammoniaca, un aumento degli ioni H+, quindi c'è praticamente una incapacità del nostro organismo di rigenerare tutto quello che manca e tutto quello che serve soprattutto alla contrazione muscolare. Si può tranquillamente verificare se un tipo di fatica è centrale o periferica con un test molto semplice. Il nostro soggetto gli si chiede di fare una contrazione con degli elettrodi attaccati su contrazione involontaria, con degli elettrodi attaccati al muscolo, comunque da parte esterna, e poi tramite appunto questa analisi del laboratorio si può indurre praticamente uno stimolo sia con il macchinario sia appunto volontario, e si verificano e si vanno a compararsi i due risultati. Se è pari, comunque se è normale, cioè comunque non ci sono differenze, e la fatica è solo a livello periferico. Se invece abbiamo anche con la stimolazione esterna una diminuzione di forza, la fatica è centrale. Ragazzi, Focus Sport finisce qui, questo primo episodio. Non so quando siamo, Gianluca, più o meno? 2 minuti e 30 secondi. Madonna mia, come faccio paura. Comunque, Focus Sport finisce qua, questo primo episodio. Ce ne saranno anche degli altri alternati tra me e il mio collega Gianluca. E vi invito a seguire anche gli altri focus, che sono molto molto interessanti, e soprattutto vi invito a seguirci anche sulle pagine Facebook e Instagram, dove siamo particolarmente attivi. Il video finisce qua, un saluto da InSport, ciao!